Un esperto per valutare procedure alternative allo stato di crisi, individuazione di una governance condivisa tramite avviso pubblico, nominare un direttore generale, riformare il regolamento del controllo analogo, elaborare un piano di rientro dei clienti su base pluriennale e condiviso, riconvocare a breve assemblea di controllo analogo per le procedure di garanzia della continuità aziendale. E questa è la linea dettata dall'amministratore unico del Cogesa, Franco Gerardini, nel corso del controllo analogo sullo stato della partecipata, che è andato deserto. 25 sindaci hanno risposto all'appello della convocazione a fronte del minimo di 34 richiesto per la validità. Non è stato un esempio di responsabilità. Chi è assente non ha compreso la delicatezza del momento in cui opera questa società, ha detto Gerardini. Tra i dati sorprendenti, il verbale della procedura dello stato di crisi, con la dicitura richiesto dai sindaci, non corrispondente a verità, secondo i presenti, 44 contenziosi con il personale, troppi, occorre una riforma dell'organigramma e poi ancora le tariffe da suicidio per la convenzione con l'Aquila. Ma guardi, per l'esperienza che mi porto dietro, sono diffide che in questo momento posso dire sono previste dal gioco delle parti. L'unica cosa che non riesco a capire è che io non faccio parte di questo gioco delle parti, nel senso che sono qui gratuitamente. Sono stato, è vero, interpellato da alcuni sindaci per dare una mano perché ritengono che alcune questioni debbano essere un po' rimesse su un binario più corretto. E sulla base di questo ho detto a tempo do una mano, però ricostituiamo un dialogo tra le parti. Queste diffide, chiaramente, alcune non hanno proprio senso. L'ultima che ho ricevuto mi sembra veramente pesante. Ma al di fuori della realtà, perché un parere di un avvocato, peraltro di parte, sembra che venga scambiato per un pronunciamento di un magistrato, di un giudice. Mi si dice che io devo garantire il ripristino del Consiglio di amministrazione, ma questo non è assolutamente nei miei poteri. Però detto da un avvocato mi fa pensare che c'è qualcosa che non si comprende bene. Senta, lei che allora lei dovesse restare alla guida di Cogesa, come seguire la procedura dello stato di crisi che pure è stata avviata dal CDA? Guardi, io ho preso un impegno diciamo a termine, cioè il tempo necessario, ecco perché mi meraviglio di tutte queste guerre. Già oggi, no? Ci sono le dimissioni sul No, tavolo, se non oggi ricordo male. confermo la disponibilità che ho dato il 4 di gennaio con una lettera inviata sia al sindaco di Sulmona sia al presidente del collegio sindacale, quindi l'ho fatto con piena trasparenza. Dopodiché ho detto nella lettera, secondo le modalità decise dagli organi istituzionali, di cui ho massimo rispetto, perché sono loro che dovranno decidere i tempi di questa transizione, diciamo, no? Che deve essere fatta assolutamente in modo efficace, perché è stata iscritta l'azienda alla Camera di Commercio in un procedimento di crisi aziendale. Questo è un passo molto delicato, molto complesso per l'azienda e non è che si può giocare con gli attendismi o con come dire, fare a box, diciamo. Bisogna mettersi a tavolino e trovare le giuste sinergie e le giuste convergenze, in maniera trasparente, nel rispetto dei lavoratori, che ce ne sono quasi 200 qui, e nel rispetto delle comunità amministrative. Tutto qua, i politici qualche volta diano l'esempio.